Questa sera abbiamo il secondo dei dibattiti previsti all'interno del festival. Parleremo del tema del reddito, reddito oltre il lavoro. Io presento brevemente gli ospiti, però vi anticipo che purtroppo per questioni personali non sono riusciti ad essere presenti con noi questa sera Andrea Fumagalli e Cristina Morini. Gli mandiamo un abbraccio e io procedo un po' alla presentazione della ricca lista di ospiti che abbiamo su questo palco. Innanzitutto Anna Simone, che è una sociologa dell'Università di Roma III, ha recentemente scritto un libro che si intitola La società della prestazione insieme a Federico Chicchi, parla appunto di questo nuovo dispositivo, quello della prestazione, come agisce sulle forme di vita, sulle questioni legate ai diritti in generale. Avremo modo nel corso della serata di approfondire con lei questa discussione. Roberto Ciccarelli, lo conoscete penso in tanti, giornalista che scrive quotidianamente sul Manifesto. Anche lui ha scritto un libro che di recente è stato presentato a Padova, si intitola La forza lavoro, il lato oscuro della rivoluzione digitale. E con noi sul palco c'è anche Augustin Breda, che è un operaio dell'Electrolux, avrà delle cose molto interessanti da raccontarci questa sera, e due ospiti che abbiamo visto più volte su questo palco, che sono Gianni Boetto e Sergio Zulian dell'ADL Cobas. Bene, io in realtà cercherò di rubare il meno tempo possibile proprio per andare nel merito del dibattito di questa sera. Innanzitutto, perché abbiamo intitolato questa discussione reddito oltre il lavoro? Ovviamente non c'è nessuna intenzione da parte di chi ha organizzato questo dibattito di intendere l'evoluzione della società postmoderna come una società in cui il lavoro sparisce. In realtà quello che vorremmo mettere un po' a tema questa sera sono le forme di relazione, il rapporto tra la forza lavoro, tra come si sta ridefinendo la forza lavoro e il tema della redistribuzione della ricchezza. Questo a mio avviso va fatto partendo da alcuni elementi, da almeno quattro elementi basilari. Il primo tema è che ci troviamo di fronte alla fine, quantomeno alla fine tendenziale, di quella che è stata definita la società salariale, ossia di quella che è la remunerazione economica che sta nell'unità temporale del lavoro dipendente. Questo lo vediamo in tantissimi campi della nostra vita, dall'economia della promessa all'alternanza scuola-lavoro, ad altre forme di lavoro informale che appunto non vengono riconosciute dal punto di vista remunerativo economico nella forma tradizionale del salario. Il secondo elemento è assolutamente associato a questo, perché è una cosa che stiamo dicendo da anni, l'abbiamo affrontata diverse volte su questo palco, e parla della demolizione di un intero sistema di garanzie, di quello che è stato definito il patto sociale novecentesco, che veniva appunto dalle lotte operaie, dalle lotte sindacali, dalle lotte sociali, studentesche, dalle lotte dei movimenti che ci sono state soprattutto nella seconda parte del Novecento, che avevano conquistato forme anche avanzate di welfare state. Bene, noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui c'è stata una demolizione di fatto organica di questo sistema di welfare. Il terzo elemento da cui dobbiamo, a mio avviso, partire per sviluppare una riflessione sul tema del reddito, sul reddito, è quello legato all'impoverimento che c'è stato, l'impoverimento oggettivo, materiale che c'è stato in questi 10 anni di crisi della classe media, di una classe che si è completamente polverizzata, e questo ha prodotto una serie di fenomeni politici, sociali che stiamo vedendo nei nostri giorni, dall'avanzata delle destre non solamente in Italia ma in Europa, ad altri fenomeni che a mio avviso sono da ricondurre all'interno di questo discorso. E la quarta cosa, avremo modo con Roberto di svilupparla in profondità, è legata a come si sta trasformando la forza lavoro alle soglie di una nuova rivoluzione industriale, alle soglie dell'industria 4.0. Bene, io voglio ci tengo in questa introduzione a
come dire, iniziare questo dibattito nel modo in cui abbiamo finito quello della settimana scorsa, in cui sul palco c'era qualcuno di molto più autorevole e colto di me, come Jason Moore, che a mio avviso ha detto una cosa che può essere utile in questa, anche in questo dibattito. Io la leggo, e è stata il finale praticamente dell'intervento di Moore. Una politica rivoluzionaria del lavoro che non può affrontare i problemi del lavoro di cura e della riproduzione sociale destinata al fallimento, così come una politica del lavoro radicale è incapace di affrontare la crisi della biosfera. Io credo che dentro queste parole, che sono ovviamente estratte all'interno di un contesto e di un discorso molto più ricco, si evidenzia un elemento, sia che è proprio nella sfera della riproduzione sociale, proprio nella sfera riproduttiva, che noi dobbiamo cercare alcuni elementi di novità da inserire nel dibattito contemporaneo sul reddito. Ad esempio, una delle cose che caratterizzano la società contemporanea è questi, sono questi nuovi dispositivi di cui parleremo nel corso della serata, di nuova gerarchizzazione della società, di nuove forme di enclosure che si stanno determinando soprattutto sulla linea della razza e sulla linea del genere. Ebbene, io credo che ripensare il reddito anche come elemento di rottura radicale di questi dispositivi sia una cosa essenziale, ma probabilmente per fare questo dovremmo ripensare il reddito in un'ottica completamente diversa, ripensare il reddito come lotta femminista, come lotta meticcia, antirazzista, anche come lotta ecologica. Io partendo da queste brevi considerazioni, che credo però e spero possano essere utili all'interno del dibattito, mi ricollego all'ospite, al primo ospite che voglio introdurre, che è Roberto Ciccarelli, e io mi interfaccio con te, Roberto, con una frase che hai detto in un recente dibattito a cui hai partecipato all'Oltre Economia di Trento, quando, a proposito della vertenza di cui sicuramente parleremo questa sera, dei riders, hai parlato del fatto che una regolazione all'interno dell'economia post-fordista e post-salariale è totalmente insufficiente. Per questa ragione, in un'economia fondata su sottosalario e precariato, è necessario fare un ragionamento complessivo, radicale e politico sul reddito. Io con questa frase credo sia abbastanza indicativa di un ragionamento che hai sviluppato anche all'interno del tuo libro. Ti lascerei la parola e poi avremo modo di interagire nel corso del dibattito. Grazie.